Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Colpo di scena ad Uomini e Donne, nelle ultime registrazioni, dopo l'inaspettato addio, c'è stato un clamoroso ritorno in studio. Uomini e Donne continua a catturare l'attenzione dei telespettatori. Nelle ultime puntate andate in onda dopo la pausa natalizia, è accaduto un fatto che ha spiazzato tutti. Roberta Di Padua ha deciso di lasciare il programma dopo che Alessandro Vicinanza aveva ribadito di voler conoscere altre donne. La dama ha spiegato di non avere più il desiderio di trovare un fidanzato e di non voler lasciare il numero ad altre persone. Il cavaliere, invece, è rimasto colpito da Cristina e ha voluto, in questo periodo, conoscerla meglio. Al centro studio hanno infatti fatto sapere che durante le feste di Natale si sono spesso visti e hanno dormito insieme, ma che non hanno avuto nessun tipo di rapporto. L'uscita di Roberta, che è arrivata circa un mese fa, durante la registrazione del 12 dicembre, non è stata l'unica. Anche Emanuela e Marco Antonio hanno lasciato il programma, insieme. In queste ore, però, è stata registrata una nuova puntata e a quanto pare, c'è stato un clamoroso ritorno. Uomini e Donne, chi torna in studio, dopo l'addio arriva la scelta che nessuno si aspettava. Nelle ultime puntate il trono over è stato al centro dell'attenzione, dopo che Roberta Di Padua ha fatto sapere di voler abbandonare il programma. Stanca di mettersi in gioco e di non ricevere la medesima cura dai corteggiatori, e in particolare, questa volta da Alessandro, ha deciso di farsi da parte. Solo che ieri, mentre andava in onda la registrazione del 12 dicembre in cui era protagonista con la sua uscita di scena, è stata registrata una nuova puntata. Ebbene, proprio la Di Padua ha deciso di far ritorno in studio. A distanza di circa un mese, dopo averci pensato, è rientrata quindi nel parterre femminile e sembra averlo fatto con la stessa grinta di prima. Infatti, la dama ha avuto da subito un forte scontro con Cristina Tenuta, l'ha accusata di non essersi comportata da amica. Il riferimento è palese, ovvero parla della sua vicinanza ad Alessandro che, in queste settimane di Natale, è diventata sempre più stretta. Roberta, infatti, si era mostrata parecchio interessata al cavaliere, tanto da aver deciso di andare via quando lui le aveva spiegato di voler conoscere meglio la Tenuta e altre donne. Adesso, però, sembra essere tornata per restare, ed è pronta ad aprirsi a nuove conoscenze. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.